Ascolta. Il mio nome è Oliviero. Discendo da un'antica stirpe di uomini di lettere che, come me, cercarono nella permanenza del segno un incerto appiglio al succedersi delle loro polveri. Platone trovò nell'idea l'incorruttibile essenza dell'eternità e indicò nel corpo un temporaneo ricettacolo di quella. A volte penso che in una lettera, in un numero, in un qualsiasi simbolo, potrebbe celarsi palesemente ai miei occhi la verità, la soluzione dell'inesplicabile secolare labirinto. Ho trascorso interi anni a indagare l'imperscrutabile mistero che scaturisce dalla sinuosa forma di una S o dell'infinita e continua O. Non so se mai riuscirò a conoscere il segreto, o se appresolo mi dissolverò nel nulla di tutto ciò che è. Bella. Di chi è? Già, è vero. Cosa ne puoi sapere tu di chi ha scritto queste cose? Bisogna saper essere pazzi per poter cercare di capire come vanno. Perché Attilio, vedi, quando si cerca la verità... Allora, diciamo questo. Se Attilio fosse tuo amico e ti dicessero che è stato ucciso, tu che faresti? Non saprei cosa dirti. E se Attilio fosse tuo fratello? Chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre, per una notte non pensare, non agire, non parlare, per un giorno prova a pensare, ad agire, a guardare, a parlare. In ogni caso c'è un caso che ti mette guarda caso, il rischio di essere disturbato o magari anche ammazzato, specie se di mezzo c'è cosa nostra, forse vostra, perché ignorare allora? Perché non ignorare allora? Sai cosa si prova a sentire, a non sentire, o forse fare finta di sentire? Allora chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre, per una volta prova a pensare, ad agire, a parlare. Prova a pensare di giorno, prova a chiedere di notte, prova a pensare se di mezzo c'è tuo fratello. Cos'è giusto o non è giusto il dovere di parlare? Cercare il dovere della verità, prova a non cercarla, a nasconderla, ma se fosse tuo fratello, in fondo cosa faresti? Quante domande, quante sfide per ogni singola vittima, quante sfide ogni giorno, il dolore, l'assenza dello Stato, le indagini,
ma di che parliamo? Chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre. Per una volta prova a pensare, ad agire, a parlare. Pensare a una madre senza figlio, un padre senza figlio, un fratello senza suo fratello. Prova a pensare se non ci fosse più tuo fratello. Per una notte di una notte per sempre, il cuore di un figlio finisce nell'impiglio di un dolore, di una mancata dignità. Chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre. Per una volta prova a pensare, ad agire, a parlare. 365 giorni ripetuti per 10 anni. Già, è vero, la matematica non fa per te. Ma che pensi? Non sono nulla per una madre. Cosa pensi che siano per te? Se ci pensi sei un pazzo. Se sei un pazzo ci pensi. Cosa conviene pensare a te di tuo fratello? Chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre. Per una volta prova a pensare, ad agire, a parlare. Per una notte non pensare. Non agire, non guardare, non parlare. Non fare rumore, potrebbero sentirci. Non entrare in quella casa. C'è caldo, ma la sua casa è la tua casa. Stanne fuori, ti dicono. Ma tu devi entrare prima o poi, la verità è lì. Ma che ti importa, non ci pensare. Prova a pensare e se non ci pensi, che fratello saresti? Allora prendi il motorino, vai e corri da sua madre, dille che c'è da sperare. Prova a pensare di farlo, prova a starle vicino, a lui, a loro. In fondo, siamo tutti pazzi, ci credono pazzi. Prova a pensare che intanto Attilio non c'è più. Prova a chiedere di non farlo morire nel silenzio anche tu. Smetti di far tacere il silenzio e fallo parlare, perché se fosse tuo fratello, Attilio... Chiedilo a Luca, chiedigli di Attilio, chiedi a sua madre, chiedi a suo padre. Per una volta prova a pensare, ad agire, a parlare. Prova a pensare.